è commovente la storia di questa donna, ma anche il suo atteggiamento che ebbe nei confronti del profeta Elia. Elia va a Sarepta di Sidone, un luogo difficile, non solo per Elia che ci sta andando ad abitare, ma per questa donna che ha un carico di sofferenza morale, materiale, spirituale, talmente grande che tutto quello che ebbe da dire ad Elia fu questo: sto preparando l'ultimo piatto, dopo aver mangiato quello che ci rimane da mangiare, noi moriremo. E su tutto il territorio in quel periodo, per volontà di Dio, si abbatté una carestia tremenda che durò 3 anni e mezzo, non piovve. E tutto quello che poteva trovare quella donna erano dei rami secchi per poter cuocere poi quel po' di farina e di olio che gli era rimasto. E la realtà dei fatti che si presentava davanti a lei era molto chiara. Stavano andando incontro alla morte. E dal punto di vista morale, spirituale, essendo in un territorio pagano, non ci poteva essere nessun sostegno. Dio vede ogni cosa. Ed egli stava per mutare quel luogo, da luogo di idolatria in un luogo di straordinaria benedizione. Sembra proprio inopportuna la richiesta di Elia. Eppure Dio aveva già progettato ogni cosa. La fede è consapevole che Dio regna sovrano su ogni cosa e che Elia era stato mandato lì per uno scopo ben preciso, per dare sostegno. Vogliamo davvero accedere a questa grazia con una fede autentica. Questa donna divenne davvero ricca. Questo è quello che ci chiede il Signore. Una fede continua. Una fede che possa rinnovarsi giorno per giorno. Il Signore è fedele e buono. E anche se forse noi non ci badiamo e non lo vediamo, ma il Signore compie miracoli straordinari giorno per giorno nella nostra vita. Anima cara, non pensare che sei al di fuori della grazia, che sei al di fuori della benedizione di Dio, perché questa parola è rivolta proprio a te. Se senti che questo invito viene dall'Eterno, dal Signore, fa quello che il Signore ti comanda di fare. Abbi fede nella parola di Dio.